È come vedere due pugili che si affrontano senza evitare i colpi d'incontro. Guardia bassa, al diavolo la difesa, continua ricerca del bersaglio grosso. Lecce e Lazio rischiano in continuazione di andare al tappeto e alla fine la squadra di Papadopoulo, quando sembra proprio riuscire a portare a casa la corona, viene stesa da uno, due e tre colpi secchi. Grande spettacolo, certo anche tantissime imperfezioni, ma tutti, crediamo, pagherebbero senza esitare per vedere 8 gol. C'è un grande pubblico al Via del Mare, Rico Semeraro, presidente dei Salentini, ha abbassato i prezzi e ha alzato l'entusiasmo. Il Lecce, che non vince dal 27 febbraio scorso, ha bisogno di aiuto e il Salento risponde bene. Appena 5 minuti un'incursione di Eremenko viene fermata così da Lopez, ai gol dell'arbitro, assegna il rigore. Massima punizione che lo specialista dalla buona trasforma. Lecce 1, Lazio 0, fa già caldo, del resto il termometro segna 30 gradi. Il Lecce attacca a testa bassa e mette in crisi la difesa laziale. Couto deve sbrogliare una difficile situazione al decimo, ma attaccando la squadra di Zeman si scopre tanto e Rocchi comincia a tenere sulle spine il siciliano. La gara è viva e Rocchi è sempre in agguato. Alla mezz'ora provoca il primo di 3 dispiaceri al portiere giallorosso, verde per la circostanza. 1-1. La partita da bella diventa incandescente, comincia a crescere Mirko Vucinic, colui che si rivelerà il giustiziere della Lazio. Ecco il primo destro d'incontro, giunge al limite del tempo regolamentare, il lancio di Cassetti, la papera di Lopez, 2-1. Il gestaccio, che sembra macabro, in realtà imita Undertaker, il becchino, personaggio non è amatissimo dagli appassionati del wrestling. Ripresa dopo 3 minuti, Cesar deve lasciare la contesa, protesta troppo il brasiliano con Airoldi, che non avrebbe accordato una punizione per farlo sul filippino. La superiorità numerica, anziché avvantaggiare, penalizza il Lecce, che forse perde riferimenti, e subisce l'1-2 ancora da Rocchi. Del suo ce lo mette anche Diamutene, anche lui collezionista di papere. Al settimo ecco il 2-2. Dopo appena altri 6 minuti arriva il 3-2 per la Lazio, sempre Rocchi, praticamente tripletta. Molti pensano è il solito Lecce che si fa prendere a sberle dopo aver dominato. La tesi è vera solo in parte, perché dopo l'espulsione di Dallabona, che restituisce la parità in campo 10 contro 10, dopo un grottesco colpo a vuoto di Conan che si mangia il gol, proprio Diamutene si inventa la deviazione vincente di testa ed è pareggio 3-3. Entra sulla scena il pubblico, fantastico, e Vucinic che in 3 minuti e mezzo trasforma la tragedia in commedia. Bello il 4-3 per scelta di tempo e rapidità nell'esecuzione. E poi il 5-3, un calcio di punizione col pallone che sembra telecomandato. Lecce batte Lazio 5-3, Salentini molto più tranquilli a 41 punti e soprattutto felici di aver ritrovato la via del successo. Del resto il mese di maggio è quello più congeniale alle squadre di Zeman, che proprio nel quinto mese dell'anno raccolgono il maggior numero di punti.